Teatro Pirandello è insieme al Teatro della Posta Vecchia, via un cartellone parallelo che si chiama L'altro cartellone, dove si danno voce, spazio e dignità a realtà territoriali dentro il Teatro della Posta Vecchia. Quindi un'importante operazione di carattere politico, intendendo politica, parlando di politica culturale e anche sociale, perché noi così ovviamente diamo una mano, diamo un sostegno al mondo dell'arte, ai singoli artisti, al Teatro della Posta Vecchia che meritoriamente porta avanti la sua attività da 30 anni a questa parte sul nostro territorio. E poi parallelamente si rinnova l'appuntamento col teatro per le scuole e nelle scuole, anche questo l'anno scorso avviato solo timidamente a causa della situazione epidemiologica, quest'anno si riprende come di consueto con un cartellone interamente dedicato a loro che parte domani e che si proporrà sino a tarda primavera con grandissimo successo già di numeri e consensi. Sì, quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di poter arricchire ulteriormente l'offerta, per cui siamo particolarmente contenti sia dell'aggregazione per poter dare spazio a quelle che sono le nuove realtà culturali locali agrigentine, sia per potenziare il progetto scuola che comunque già da tempo era stato avviato con successo. Esistono all'interno dei due programmi degli spettacoli comunque di livello importanti, di questo siamo molto contenti. Sono all'interno anche le produzioni che fa la Fondazione. Iniziamo con State buoni se potete, con Corrado Tedeschi, una compagnia di circa 40 elementi. Poi abbiamo anche il Cantico di un Natale qualunque, di adattamento di Dickens. Insomma, abbiamo tante armi con noi per poter avviare un discorso culturale importante, dove risulta di particolare rilievo l'ottimo coinvolgimento generale che il Teatro Pirandello sta facendo rispetto a quello che è la partecipazione di tutta la cittadinanza alle nostre attività. Vedere il teatro sempre pieno ogni giorno per prove o spettacoli è sicuramente un risultato che, quando abbiamo iniziato questa impresa, io da una parte e CDA dall'altra, sicuramente siamo contenti di aver raggiunto. Un cartellone che è parallelo, coordinato, predisposto dal direttore artistico del Teatro Pirandello e concordato con noi della Posta Vecchia per dare spazio a quelle che sono le migliori realtà che operano sul territorio. Quindi considerato a tutti gli effetti il Teatro della Posta Vecchia come ridotto del Teatro Pirandello. Grazie a voi, grazie a voi. Poi sai, mia mamma era siciliana, per cui per me tornare in Sicilia è sempre un po' un'emozione particolare. Io ho come l'impressione di essere stato catapultato in un pianeta strano, dove il sindaco dice no, politica no, la meritocrazia, la posso toccare, ma lei è vero? Sono cose, Francesco, veramente straordinarie, il teatro che vive tutto il giorno. Per questo sono attaccato ogni giorno. Il destino di chi fa benissimo, eccetera, eccetera. Quindi complimenti, complimenti davvero a tutti voi per quello che fate. Io mi sono trovato in questo ambiente di giovani, io stesso coetaneo. No, non c'è da ridere. Scherzo. No, ho trovato veramente una professionalità straordinaria, tutti bravi. Tutti che meritano, e questo è fondamentale perché, come diceva la signora, secondo me il teatro deve essere una materia insegnata a scuola, ma non nel doposcuola, proprio materia scolastica il teatro. Per cui l'ultima cosa, io scusa. No, stavo dicendo questo. Stiamo preparando i giovani del futuro. Infatti, infatti. L'ultima, io ho avuto una vita un po' burrascosa, no? Da un certo punto di vista. C'è qualcuno della Chiesa? No, beh, da un certo punto di vista. L'ultima cosa che mi aspettavo era, alla mia età, di diventare santo.